Oggi, raga, si va a Spa-Francorchamps. C'è la terza gara del WEC e essenzialmente andremo a vedere la competizione tra Toyota GR, che per chi non lo sapesse GR sta per Gazoo Racing, e le Ferrari. Le Ferrari che si sono piazzate, secondo me, seconde e terze, però prima c'è la Toyota. Sapete che io lavoro a Toyota, quindi mi troverò in difficoltà. Tifiamo per una, tifiamo per l'altra, ma adesso vediamo. Comunque, per i biglietti ho speso 25 euro, perché sono uno studente, quindi c'è lo sconto, se no vengono sui 50-60 euro, comunque molto più abbordabili che quelli della Formula 1. Quest'oggi andiamo insieme anche per vedere se guardarsi una gara di 6 ore ci sta oppure no. Raga, purtroppo ho dovuto pagare, nonostante sono dipendente Toyota, non mi hanno trovato i biglietti. Shoutout Q1 con Leclerc, Verstappen, Stroll, Alonso, Ocon, Sainz, Perez, Piastri, Lewis Hamilton. Si hanno trovato il mezzo con cui tornare a casa. Comunque, questi sono i parcheggi gratis, dopo ci sono parcheggi a pagamento. Ah, però abbiamo un GTR. Oh, che melodia. Raga, questa è la mia prima volta che vado in circuito, direi una buona inaugurazione. In realtà c'ero già stato, ma ho 4 anni a Imola ed è la prima volta che vado a vedere il WEC. Devo ammettere che appena sono entrato e appena ho iniziato a sentire i motori delle macchine che stavano girando in pista è stata un'emozione pazzesca. Pelle d'oca fin da subito, ma non per il freddo, perché dovete sapere che a Spa fa un sacco freddo, ma appunto per quei motori, quei V6, probabilmente c'erano anche dei V8, che essenzialmente erano senza alcun silenziatore, scarico diretto, chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda il rumore del motore. Spettacolare! Ma che bel mezzo! Non il cariolino, eh? Raga, siamo nei box dei box nella zona meccanici, che figata, c'è via le macchine qua, guardate che figo. Raga, guardate le dimensioni di questa gomma. E due spanne. Une petite quinzaine de minutes lorsque sera joué l'hymne national belge, toujours un moment particulier.
schiantare. Perché spiovigina, che è la condizione peggiore. Beh, ma l'ha fatta apposta, dai. No? Beh, sei divertito. Guarda che sono qui attaccati. Partiamo. Arrivano alla curva. Ansia e tensione, siamo quasi, dovrebbe partire adesso. Sì, parte adesso perché adesso la... Ok, sono là in fondo, in teoria, dovrebbero passare sul rettilineo e partire da là. Ok, eccole. Ok. Sono partiti. Dai che li becchiamo arrivare. Ferrari primo e secondo. È pazzesco perché con 25 euro ti giri tutto il fatto. Ormai sono le 3, abbiamo preso un panino, abbiamo speso 8 euro di hamburger e 1 euro di bicchiere e poi con 3,50 euro ti prendi mezzo litro di birra. Proviamo a sentire.
A differenza della Formula 1, queste sono gare di durata. Si vuole di più testare l'affidabilità di un veicolo. Infatti, a Spa, una Ferrari si è ritirata, però... chiusa parentesi. E questo è anche il motivo per il quale questa gara qua è durata 6 ore. Safety car, qualcuno è esploso. Quanto sono pazzesche le Ferrari. Quanto sono belle. Questa dovrebbe essere la Porsche. Comunque raga, non ne avete un'idea. Ma stare qua si sentono le vibrazioni del motore. Raga, scusatemi se vi ho interrotto un attimo, però naturalmente mi vedete con una maglia blu invece del maglione blu scuro, quindi vi starete chiedendo che cosa sta succedendo. Essenzialmente ho registrato tutto il 29 aprile, nella settimana successiva stavo editando il video, soltanto che sono rimasto pieno di impegni e non sono riuscito a portarlo avanti. Ultimamente sono molto in difficoltà a continuare a produrre video con questo ritmo e con una qualità sempre più crescente, quindi probabilmente pubblicherò leggermente di meno, ma cercherò di alzare ancora di più la qualità dei contenuti. E fatemi sapere appunto se state notando questa cosa qua. Visto questo, vi chiedo tantissimo di lasciare un like se apprezzate questo video, perché ci sto mettendo l'anima per farlo, letteralmente sono settimane che ci sono sopra. E appunto, se trovate interessanti i contenuti che vi condivido, fatemelo sapere nei commenti, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché qua non pensate che YouTube ci aiuti, cioè non ci aiuta nessuno se non voi a crescere, intendo, e ad avere successo, insomma, in questa attività. Tra l'altro vi lancio una sfida, perché essenzialmente io, come progetto di tesi, molti di voi sanno che stavo costruendo un'auto elettrica, poi l'ho piantata lì perché sempre motivi di impegni, no? Se riusciamo ad arrivare a 25.000 iscritti, e qui c'è bisogno di una vostra mano anche, perché appunto potreste aiutarci condividendo il nostro canale ai vostri amici, iscrivendovi con i vostri 6.000 account diversi di Google, io riprendo in mano quel progetto, ci mettiamo d'accordo, scegliamo se farla a motore, ibrida oppure full electric, e da lì inizierò a martellare appena tornerò a casa dal Belgio per progettare, costruire, farvi insomma un documentario, documentarvi tutta il processo di produzione appunto di questo veicolo. Mi piacerebbe tantissimo, solo che un progetto del genere è veramente molto complicato, richiede tantissimo tempo, a volte richiede collaborazione, soprattutto richiede soldi, soldi che io non ho, ed eventualmente se riusciamo a crescere un pochino, magari riesco a chiedere qualche collaborazione con un'azienda. Più che altro perché non vi voglio portare un catorcio con il primo motore che trovo, con le prime soluzioni che riesco a trovare, ma qualcosa insomma di qualità. Tornando a noi, perché tra virgolette sto sponsorizzando il WEC? Naturalmente, cioè, io ho pagato tutto quanto, non ho niente a che fare col WEC. Perché essenzialmente, se siete degli appassionati di motori, è un'opportunità molto interessante appunto per viversi una giornata in full immersion con i motori, perché ne vedete di tutti i tipi, avete accesso ai box, alle macchine parcheggiate, insomma è un'esperienza completa, pagate il giusto secondo me anche per il tempo che potete stare in pista appunto. Come vi ho appena fatto vedere, io ho pagato 25 euro l'ingresso, abbiamo parcheggiato sulla strada, quindi abbiamo speso 0 e non abbiamo speso neanche un euro per scegliere un posto su una tribuna o comunque in una qualsiasi area della pista. Era tutto dinamico, tutto aperto, e per questo motivo riuscite a vivervi insomma una giornata di motori completa. In più c'erano un sacco di stand dove vendevano cibo di tutti i tipi, generalmente fast food, non è che c'è la nonna che vi prepara il ragù con la pasta. C'erano un sacco di macchine in esposizione e soprattutto c'era anche un DJ set, se volevate andare a ballare potevate ballare pure a Spa Francorchamps. Generalmente in Italia il WEC penso che appunto si svolga o a Monza, ma pure a Imola, ma secondo me è più Monza.
Se vi ho messo un po' l'interesse per andare a vedere il WEC, adesso vi spiego come funziona, perché sennò, vi giuro raga, non ci si capisce niente in quella gara. Perché, ok, parte che tutte le macchine sono disposte sulla griglia di partenza, ma è una partenza in movimento, quindi le macchine sono lanciate, a un certo punto gli danno il verde e partono. Da lì la gara dura 6 ore, ci sono tanti pit stop, quindi non ci capisci più niente appunto di chi è davanti, chi è dietro, chi è in mezzo, chi è che è esploso e non c'è più, perché a un certo punto la Ferrari era sparita e ce ne siamo accorti tipo dopo 4-5 ore. Quindi partiamo dalle vetture. Che vetture ci sono? Essenzialmente ci sono tre categorie: LMP1, quindi Le Mans Prototype 1, LMP2 e GTE AM. Le LMP1 sono le macchine tirate all'estremo nella progettazione, sono generalmente auto ibride, ma da qui che ho capito c'è abbastanza libertà nella progettazione, anche perché vedete l'aerodinamica è molto diversa tra un'auto e l'altra rispetto ai confronti che possiamo fare tra un'auto di Formula 1 come la Ferrari rispetto a una Red Bull di Formula 1, no? Naturalmente progettare queste auto costa un fracco di soldi, perché appunto sono dei prototipi, sono in serie limitata appunto come può essere una Formula 1, e di conseguenza, soprattutto per via anche della sperimentazione che si fa su queste automobili, quindi un sacco di ricerca, e secondo me ci sta sempre appoggiare la ricerca, i costi per produrre un'auto LMP1 sono veramente molto elevati. Cioè raga, stiamo parlando di auto che costano centinaia di milioni di euro. Le LMP2, anche se sono dei prototipi, ma naturalmente sono dei prototipi progettati cercando di contenere un po' di più i costi. Dipende anche dalla disponibilità economica appunto di queste case produttrici nell'andare appunto a partecipare a un campionato come il WEC. Intanto devi pagare il campionato e poi dopo naturalmente devi pagare la produzione dell'automobile, i pezzi di ricambio, perché se ti si sfascia l'auto come è successo alle Mann, i costi sono molto alti. Nonostante ciò però sono comunque auto ad altissime prestazioni. Infine c'è il campionato GTE o GTE AM, adesso non ho capito bene, dove essenzialmente si ha un'auto stradale modificata appunto per la pista, quindi un'auto di derivazione stradale, e dove deve essere presente almeno un pilota amatoriale, da quello che ho capito. Il resto dei piloti naturalmente sono professionisti. Un'altra cosa che probabilmente vorrete sapere è quanti cavalli sprigionano i motori di queste automobili. Beh, partiamo dalle GTE, perché già lì abbiamo 500 cavalli più o meno di potenza dell'automobile. Quindi prendiamo un'automobile di derivazione stradale, pensiamo a un Porsche GT3, e questo lo elaborano per portarlo a più o meno 500 cavalli. In realtà non sono sicuro se possono mettere mano al motore, quindi potrebbero prendere auto con già 500 cavalli, però questo più o meno è il numero che identifica appunto la potenza delle auto presenti in questa categoria. Se ci spostiamo nell'L LMP2 abbiamo auto con appena un po' più di cavalli, circa 600, e i motori di queste automobili sono progettati e costruiti esclusivamente per quell'auto lì, cioè non sono motori di derivazione stradale o cose del genere. Quindi insomma, complimenti, perché è un'auto insomma costosa ma non troppo rispetto all'LMP1, dove però appunto hanno il margine di progettare e costruire un motore, che non è una cosa banalissima. Dopodiché abbiamo la categoria LMP1, e grazie anche ai motori ibridi che possono aggiungere ulteriore potenza, le vetture sono in grado di aggirarsi attorno ai 1000 cavalli. 1000 cavalli su automobili che arrivano a pesare anche 800 kg, 850 kg, quindi capite che hanno più di un cavallo per chilogrammo, che non è poco. Infine, come si fa a decidere chi è che vince a fine stagione? Cioè vince il pilota, vince la squadra di piloti, vince tutta la squadra, vince l'automobile, vince l'intera azienda? Chi è che vince? La cosa in realtà è molto semplice, nel senso che in base all'ordine d'arrivo nella gara, per ogni categoria c'è una squadra vincente, quindi si prende la squadra dei generalmente 4 piloti appunto che guidano l'auto. Penso che come in Formula 1, chi arriva primo fa 25 punti e a scalare appunto si assegnano punti. Adesso non so se sia la stessa, però più o meno funziona nello stesso modo. A fine anno si tirano le somme e appunto la squadra che ha fatto più punti vince il campionato. Quindi ci saranno 4 persone premiate, poi boh, non lo so se premiano anche appunto come in Formula 1 l'ingegnere che lavora a più stretto contatto con la squadra in questo caso, e non come il pilota.
c'è la figata qui. Parlo tanto, che non si sentiva. Potrà migliorare niente,